Amici di Alex Carson e fan della Serie A classica di PES, torniamo online con questa amichevole direttamente da Ibrox Park tra Rangers, tra la casa dei Rangers Glasgow, tra Scozia e Italia. Abbiamo deciso di tornare online con queste due partite. Oggi vedrete Scozia-Italia, invece venerdì, attenzione, preparatevi, dall'Olympia Stadium di Monaco ci sarà Germania-Brasile. Intanto l'Italia e la Scozia scendono in campo per questa amichevole e soprattutto Berzot fa un cambiamento, soprattutto a livello difensivo. Intanto la Scozia con Ruff in porta, Neri, Miller, Hansen e Gray in difesa, Strachan, Souness, Robertson, centrocampo Warke e Hartford a sostegno di Kenny Dalglish. Invece l'Italia risponde con Zoff, Gentile e Cabrini, Oriali con Lovati, Scirea, Causio, Tardelli, Graziani, Antonioni e Bruno Conti, quindi fuori Altobelli, dentro Bruno, Franco Causio, forse per una miglior copertura a centrocampo, soprattutto per evitare le imbeccate offensive di Warke e Hartford alle spalle di Kenny Dalglish. Vediamo l'Italia soprattutto in un campo difficile come quello di Ibrox Park, appunto in terra di Scozia. Soprattutto la Scozia veramente nazionale pericolosissima. Intanto subito si prova il lancio ed è Causio ad intervenire. Causio probabilmente è messo lì per dare una mano soprattutto a Gentile sulla fascia destra difensiva. Vedremo come si svilupperà oggi il gioco, soprattutto difensivo, da quelle parti. Intanto parte Scirea, Oriali chiama palla, naturalmente usiamo la numerazione del Mondiali del 1982 con la patch di Global PES, che trovate, appunto, trovate il link del canale Global PES in descrizione. Graziani, intanto il tiro, la parata di Ruff, subito l'Italia comunque si fa vedere. Miller, lancio lungo in direzione di Kenny Dalglish, dovrà stare molto attento con Lovati che ce l'ha in consegna, perché Kenny Dalglish ha una velocità molto ficcante, esattamente come Neri, che va via a Cabrini, ma subito recupera il nostro terzino, ma anche Gordon Strachan, attenzione. Poi là, attenzione, Strachan per Warke in area di rigore, Warke è lì, Collovati chiude, ancora Strachan, situazione difensiva molto pericolosa, il tiro di Strachan, la palla finisce poco distante dal palo destro di Dino Zoff. Dovremmo stare veramente attenti, oltre a naturalmente Warke, Hartford, i due trequartisti a sostegno di Kenny Dalglish, anche alle imbeccate sulla destra di Gordon Strachan e soprattutto alla classe a centrocampo di Graeme Souness. Quindi, signori miei, questa Scozia è tutt'altro che da sottovalutare. Anzi, ricordiamo che nel 78 la Scozia veramente fece una bellissima figura ai mondiali di Argentina 78. Ora l'Italia con Antonioni, ma l'Italia non deve temere nulla, non deve avere il timore reverenziale di giocare in uno stadio caldissimo come Ibrox Park. Oriali per Antonioni, Tardelli, Scirea, ora è l'Italia a manovrare, fermato però Scirea, Kenny Dalglish imbeccato, arriva Warke a sostegno, niente da fare, l'Italia può recuperare palla, Graziani, arriva Causio a sostegno, Graziani si inserisce in area di rigore e Causio ottiene un ottimo calcio di punizione, fallo di Robertson. Non sono d'accordo gli scozzesi, ma Causio veramente ha avuto la brillante idea di spostare proprio palla all'ultimo. Il fallo probabilmente non c'è, o è molto lieve, però Antonioni ha una buona occasione dalla sua mattonella. Antonioni! Italia in vantaggio ad Ibrox Park con questa grandissima punizione di Giancarlo Antonioni. L'Italia è avanti per 1-0. E tutti ad abbracciare naturalmente il nostro fantasista faro del centrocampo. Qui scozzesi un po' demoralizzati, ma Antonioni ha trovato una parabola veramente imprendibile per Ruff. Ed è l'1-0, forte e tesa sopra la barriera che probabilmente salta poco. Ed è giustamente un vantaggio, non dico meritato, però insomma, alla prima vera occasione l'abbiamo sfruttata e va bene così. Ci aspettiamo adesso la reazione veemente degli scozzesi,
Tanto problemi per Dino Zoff con la palla. Tardelli per Gentile con Lovati. Con Lovati per Scirea. Il lancio sulla destra, sulla sinistra, scusate, per Bruno Conti, oggi gioca da quella parte. Il fantasista della Roma, mentre a destra gioca Causio per un centrocampo molto folto, però che può sostenere l'unica punta, appunto, Ciccio Graziani. Gentile per Oriali. Ancora Claudio Gentile. L'Italia ora manovra senza alcuna difficoltà, soprattutto forte del vantaggio e soprattutto forte, intanto il lancio di Oriali sulla sinistra per Conti troppo lungo, e soprattutto forte del fatto che può gestire al meglio il possesso palla. Lancio lungo di Neri in direzione di Sunes, a destra per Strachan, cambio di gioco in direzione di Robertson. Si inseriscono Walker e Hartford, intanto Neri si è spostato al centrocampo. Sunes fermato, ottimo il pressing degli azzurri, vedete come tutti retrocedano dietro la linea della palla, addirittura Oriali ora si è lanciato verso l'area di rigore, niente da fare. Robertson, attenzione a non concedere troppo campo a questa Scozia, perché con Lovati, intanto ottimo intervento difensivo su Kenny Dalglish. Dicevo, attenzione a non concedere troppo campo a questa Scozia, perché se prende fiducia possono essere dolori lì dietro. Cabrini per Oriali. Tardelli. Ancora Oriali. Vi ricordo, venerdì sera, non potete perdervela, Germania-Brasile. Tardelli, Graziani. Ancora Oriali, fermato Sunes, Dalglish, attenzione, Dalglish fa salire la squadra, la classe di Kenny Dalglish che va via due uomini, cerca di farsi spazio, alla fine dobbiamo addirittura triplicare la marcatura con Tardelli, Conti, con Lovati. Con Lovati che per il momento è in ottima copertura su Kenny Dalglish. Per il momento non ha lasciato spazio. Grande prolungamento intanto di Cabrini, cross di Conti, ci ha provato Graziani. Difesa della Scozia un po' in affanno. Siamo in pieno controllo della partita. Dicevamo appunto, con Lovati per il momento pochi problemi con Kenny Dalglish, ma sicuramente supportato anche dai compagni. Bello l'asse lì a sinistra, Cabrini-Conti, che sembra stia funzionando alla grande. Conti ora prova nuovamente il cross, ci prova Graziani, palla sul fondo, finisce un buon primo tempo degli azzurri, oggi in divisa bianca, da trasferta. Vedete inquadrato Franco Causio, l'autore, o meglio, colui che si è procurato il calcio di punizione, e naturalmente nella casa dei Rangers. Vinciamo per 1-0 questo primo tempo, ma attenzione, c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. E l'Italia deve mantenere sangue freddo e soprattutto testa concentrata. Vedremo se la Scozia aumenterà il ritmo. Una Scozia sorprendentemente che gioca a ritmi bassi, ma forse è merito nostro anche che la Scozia appunto giochi a ritmi bassi. Intanto il fallo di Neri su Bruno Conti, calcio di punizione. Bruno Conti che sta mettendo in difficoltà il terzino scozzese, l'alto terzino scozzese, che ha sicuramente grandissima fisicità ma nella velocità non è il suo punto forte, e mettergli lì Bruno Conti sicuramente è un brutto cliente da quelle parti. Intanto la Scozia si rifugia in calcio d'angolo e va alla battuta ancora Bruno Conti, salgono le nostre torri. Conti in area di rigore, prolungamento di Antognoni che prova a prolungare per il secondo palo ma non c'è nessuno. Dalglish fa salire la squadra. Robertson per Gray, il lancio in direzione di Dalglish che sicuramente è il più cercato dai compagni. Work ancora per Gray, Robertson lì a sinistra, attenzione, la Scozia sale, il cross di Gray, Dalglish anticipato da Collovati e il fallo, attenzione, il fallo di Oriali su Work, calcio di punizione, addirittura munizione per Oriali, e questa ci sembra un po' eccessiva.
infatti Oriali non se ne capacita. Il fallo c'è, ma sicuramente non da cartellino giallo. E attenzione, alla battuta va Robertson, attenzione al suo destro. Va Robertson, per fortuna in barriera. Work. Ce l'ha anche Hartford da quelle parti. Strachan recupera palla, Neri. Vedete la fisicità di Neri. Si fa fatica a portargli via il pallone. Ancora un fallo, sempre ai danni di Work, che sta mettendo un po' in tutta in difficoltà la nostra difesa in questa ripresa. Sicuramente il numero 10 è entrato in partita. Questa volta il fallo è di Graziani, vedete, anche lui a dare una mano in difesa. Italia tutta nei propri 16 metri. Altro calcio di punizione, vedremo se Robertson tirerà in porta o se crosserà. Prova il tiro in porta Robertson, la risposta di Dino Zoff. È calcio d'angolo per la Scozia, ma qui Robertson ci ha provato di nuovo. Bella la parabola di Robertson, altrettanto grande la risposta al nostro portiere, che mette in calcio d'angolo. Alla battuta sempre Robertson. La Scozia in questa ripresa sembra molto più attiva. Cross, palla che va fuori dalla nostra area di rigore, arriva Hartford. Hansen, scozzesi che restano in zona d'attacco anche con i difensori. Sunes, ancora per Work, che sta veramente mettendo in difficoltà tutti da quella parte. Dolglish non deve girarsi, Dolglish, e bravi i nostri difensori a raddoppiare la marcatura. Possiamo partire in contropiede addirittura con Gentile. Gabrini, Gentile ora, Causio. Recuperano le posizioni i nostri. Scirea allarga sulla sinistra per Cabrini. Tardelli, ottimo lavoro sporco oggi di Tardelli, che si è visto poco in fase offensiva, ma sicuramente bisogna controllare quei tre quartisti scozzesi. Intanto il colpo di testa di Graziani, palla che finisce sul fondo. Quei tre quartisti scozzesi, proprio perché Work e Hartford, quando entrano in palla, veramente bisogna stare molto attenti, sono molto tecnici, sono molto dinamici e soprattutto bisogna dare copertura alla propria difesa. E Tardelli lo sta facendo al meglio. Gray, lancio lungo sempre per Dolglish, cercato tantissimo ai compagni. Robertson, Gray ancora, lancio lungo per Dolglish, controllato benissimo da Scirea, palla sul fondo. Applaude il pubblico scozzese per questa ripresa vibrante dei padroni di casa. Per il momento teniamo il campo. Gentile per Tardelli. Oriali, lancio in direzione di Conti, fermato da Neri. C'era anche un fallo su di lui, tutto regolare secondo l'arbitro, regola del vantaggio. Strachan, attenzione Dolglish, lancio lungo, difesa Italia un po' spaccata. Sono saltate un po' le distanze tra i reparti e in effetti ne ha approfittato subito la Scozia, ed è quello che non dobbiamo fare, distanziarci troppo gli uni dagli altri, perché la Scozia va a nozze con queste situazioni. Robertson tenta il tiro, Robertson ancora una volta Dino Zoff, ed è ormai un duello personale tra il numero 11 e il nostro portiere. E qui Neri non tiene palla in campo e per fortuna recuperiamo la palla. Oriali, Cabrini per Antognoni, cercato Bruno Conti. Antognoni, ne approfitta Cabrini, arriva anche Oriali che prova ad inserirsi. Tardelli, Scirea. Ora l'Italia in possesso palla, cerca di far scorrere i minuti. Cabrini per Conti, non c'è stata ancora alcuna sostituzione. Neri intanto fa valere la sua fisicità, Conti la sua tecnica, tiene palla al numero 16, cross di testa ancora per Graziani, che veramente sta mettendo in difficoltà Hansen. Hansen ogni volta non riesce a capire quando intervenire su Graziani, che gli ruba sempre il tempo, soprattutto nel gioco aereo. E qui Graziani ha avuto un'ottima occasione, palla però sul fondo. Intanto esce Causio, che ha dato tutto, entra Dossena, quindi ci copriamo ulteriormente
cause sicuramente con funzioni più offensive. Tossena comunque funzioni offensive ma anche difensive, e quindi sicuramente Berzot vuole portarla a casa. Intanto il fallo su Hartford da parte di Tardelli, calcio di punizione. Graham Souness alla battuta, chiama palla Dolglish col braccio alzato, eccolo lì, ma Collovati lo anticipa, anzi no, Antonioni, scusate, Hansen per Hartford, Robertson a destra per Neri, cercato Strachan, libera la nostra difesa, Scozia tutta nei nostri 16 metri e commettiamo fallo, commette fallo proprio Beppe Dossena. Calcio di punizione. Alla battuta Graham Souness, salgono le torri scozzesi, bisogna stare attenti. Intanto Work non si capiva cosa voleva fare, ma ci regala palla e per fortuna, perché era una situazione difensiva molto pericolosa. Conti per Cabrini, Oriali, Scirea. Il lancio sulla sinistra per Conti, che beffa Neri, Graziani, arriva anche Dossena, Graziani si gira e la chiudiamo definitivamente con Ciccio Graziani. Ed è un'ottima rete, bellissima rete, ma soprattutto premia il lavoro dell'attaccante, perché veramente ha combattuto lì in mezzo ai forti difensori scozzesi, e la portiamo a casa. Tutto nasce da questo bel lancio di Scirea, ma guardate Conti che si nasconde dietro Neri e lo beffa, probabilmente lo spinge, ma qui Graziani trova un destro micidiale, Ruff non ci arriva sul primo palo. Forse in questo momento difesa della Scozia veramente a maglie larghe, questo ha favorito Ciccio Graziani, destro imprendibile. 2-0 per l'Italia qui ad Ibrox Park, nella casa dei Rangers. È un risultato che probabilmente mi sorprende, perché so benissimo quanto la Scozia in casa sia pericolosissima, ma oggi l'Italia ha fatto veramente una partita agghiagliata. Cabrini, direzione di Scirea. Antonioni, Scirea. Teniamo palla in questi ultimi minuti. Sicuramente la Scozia ha avuto le sue occasioni e le sue fasi offensive pericolose. Bravi i nostri azzurri a tenere, forse nel momento migliore della Scozia, tra il 60esimo e il 75esimo, a tenere soprattutto quelle situazioni pericolose che possono degenerare in qualche realizzazione. Per fortuna i nostri sono sempre stati pronti col sangue freddo, soprattutto Dino Zoff con quelle due belle parate su Robertson, su quei calci di punizione. Souness, e finisce così, non c'è più tempo, l'Italia sbanca Ibrox Park e vince per 2-0, ottima prova degli azzurri. Amici, io vi dico grazie, grazie di avermi visto, naturalmente ci rivediamo venerdì sera per Germania-Brasile, dopodiché naturalmente ci rivedremo con tutto il calcio minuto per minuto domenica. Ciao a tutti!